Ore 21, buonasera dallo studio centrale di TV6, il classico appuntamento del lunedì con replay. Insomma, siamo arrivati al momento cruciale del campionato di Serie B. Adesso viene il bello per il Pescara che inizia le semifinali playoff. Queste quattro squadre, Cittadella, Benevento, Pescara e Verona, si contenderanno il terzo posto per la Serie A. Si inizia domani con la sfida tra Cittadella e Benevento, in campo il Pescara mercoledì sera a Verona, ore 21, il ritorno domenica sera sempre alle ore 21 all'Adriatico contro gli Scaligeri. Ovviamente sta salendo la febbre nella città di Pescara, una città che nel momento clou della stagione si stringe intorno alla squadra per tentare di raggiungere questo grande sogno. Abbiamo titolato sogno? No, è tutto vero. Verona, perché il Pescara è arrivato ad un passo da un'eventuale promozione che riscalderebbe gli animi dei tifosi biancoazzurri. Andiamo a salutare gli ospiti di questo numero. Abbiamo in studio il collega Federico De Carolis. Buonasera Federico, grazie. Buonasera. Per essere qui con noi. Al suo fianco il nostro compagno di viaggio Antonio De Leonardis. Buonasera Totò. Buonasera, buonasera. Ritrovo con piacere la presidentessa del club donne biancoazzurre, Nella Grossi. Buonasera, buonasera. Nella, ben buonasera. Rivista. Abbiamo di fronte alla nostra postazione Riccardo Clinco. Buonasera Riccardo, buonasera, dimagrito, complimenti Riccardo. E poi il sempre elegante Paolo Sinibaldi. Buonasera Paolo. Grazie Enrico. Un saluto ovviamente all'altro nostro compagno di viaggio, il campagnaro Francesco Di Francesco, che è ancora infortunato, ci sarà probabilmente per la finalissima. 20 maggio 2019, 7 anni fa, il Pescara festeggiava un'altra promozione in Serie A con Zeman in panchina. Il Pescara ha festeggiato il 20 maggio del 2012 la promozione a Genova. Sono passati 7 anni, poi c'è stata l'altra promozione nel 2016 con Massimo Oddo e ora con Pilloni in panchina ci si avvicina ad un traguardo che sicuramente non era nelle previsioni. Federico, tu hai mai creduto in questa, non dico promozione, eventualità di una promozione in Serie A? Ho sempre creduto che il Pescara avrebbe disputato un ottimo campionato, che però alla fine si trovasse in queste condizioni, in questa posizione, francamente devo ammettere che non ci avevo pensato. E questo forse può essere il grosso vantaggio. Il grosso vantaggio se il Pescara continua come ha iniziato, così come è arrivato in queste posizioni, se continua senza drammatizzare troppo, senza spremersi troppo le meningi, giocando come ha fatto finora, senza quell'impegno devi vincere per forza, io penso che... Senza troppe pressioni, quindi. Che potrebbe farcela, anche perché dopo ci sarà il pubblico sempre, io non dimentico mai di calcare la mano su un pubblico che secondo me in queste occasioni diventa eccezionale. La città si sta accendendo e una delle memorie storiche di Pescara è Totò De Leonardis. Il Pescara ha vinto i suoi campionati sempre quando non è partito favorito, no? Ma tutti i campionati che ha vinto ha sempre vinto da non favorito, magari certe volte con squadre probabilmente più forti tecnicamente, ma non con il programma, con il progetto di arrivare nella promozione. Cioè questo è successo in tutte le promozioni in Serie A, da quella prima di Cadè, perché anche quella era una squadra, stiamo parlando del 76-77. Una squadra che partiva con grande scetticismo, anche perché l'anno prima... Totò, aspetta un attimo, certo. Perché sono tante le promozioni, quindi adesso ce le racconti. Mi sono dimenticato di salutare, sì, Andrea Costantini, quindi errore gravissimo in apertura. Andrea, il nostro braccio destro. Andrea, scusami, ma sai, sono tanti gli argomenti, sei reduce anche dalla conferenza stampa di Pillon, che tra poco sentiremo. C'è subito questa grande novità, giocherà Brugman dunque a Verona. Beh, queste sono le indicazioni che arrivano dall'allenamento pomeridiano. Ricordiamo che il Pescara partirà domani mattina in Pullman e poi sosterrà in terra veneta la seduta di rifinitura domani pomeriggio. Però la buona notizia è questa: Brugman si era fermato nello scorso fine settimana per un risentimento muscolare al quadricipite, non si è allenato sabato, non si è allenato ieri nella partitella, si è allenato questo pomeriggio e quindi va verso il suo posto da titolare. Diciamo anche
che nel Pescara la squadra sarà sostanzialmente al completo, mancheranno i nazionali Elisalde e Capone, oltre che il lungo degente Melegoni. Diciamo anche che nel Verona un probabile titolare come Zaccagni non si è allenato questo pomeriggio per un fastidio muscolare, dunque è in dubbio la sua presenza mercoledì. Ha svolto invece lavoro differenziato Bianchetti. Domani seduta di rifinitura a porte chiuse anche per il Verona. A te. Intanto scusami, Serie A, Lazio-Bologna 1-0 per la Lazio, rete di Correa. A te. Bene, diceva Tortorello De Leonardis, dalla prima promozione in Serie A con Cadè, sempre campionati e vittorie inaspettate. No, probabilmente l'unica volta che in effetti era partita con l'idea di arrivare di nuovo in Serie A fu la seconda volta, quella di Agerillo. Quella era una squadra costruita per cercare di vincere il campionato, però insomma alla fine ha rischiato addirittura di perdere, perso la partita a San Benedetto che praticamente era fuori da tutti i giochi e poi ce la fece lo spareggio. Però tutte le altre volte partendo così a fari spenti, Pescara è arrivata alla fine a questo sogno eccezionale, che a questo punto è vero, è un sogno, ma un sogno che stiamo vivendo a occhi aperti, perché, certo, perché la verità è che comunque in questo momento hai in ogni caso almeno il 25% di probabilità di farcela, perché sono rimasti in quattro, quindi sicuramente all'inizio non ci pensava nessuno, né in questo studio né fuori, si pensava che Pescara stesse facendo un ottimo campionato, però questo finale era inimmaginabile e particolarmente gradito, perché appunto, come abbiamo detto, proprio ma così. Ma con Federico quante promozioni hai fatto tu? Beh, con Federico sì, dopo Federico ci parlerà anche della sua esperienza a Verona. Esatto, ne ho fatto qualcuno in più io, perché poi lui ha preso il volo, è andato a Verona, a Bologna, a Cagliari, insomma, lui è un altro livello, insomma, il mio maestro, quindi però si è perso qualche promozione, ma giusto dalla tu Federico, quali ricordi di promozione del Pescara in Serie A? Già da quella di... Quello che ricordo di più, con maggiore entusiasmo, con maggiore commozione addirittura direi, è stata la prima con Cadè. Io non, francamente non me l'aspettavo. Beh, quella la promozione, prima volta pure, cioè, per Pescara la prima volta non si dimentica mai. Poi era la prima volta per Pescara in Serie A, non, sì, dicevano che prima c'era stato, non c'era stato, ma non la Serie A vera è stata quella, la prima volta. Nella Grossi, non è che vogliamo vivere di ricordi questa sera, ma vogliamo ricreare un po' di entusiasmo, perché questa città si deve accendere. Anche tu, Nella, con il tuo club, sin da quel 1976 ne hai fatte di trasferte? Dal 76, da prima. Parlo della promozione. Sì, anche prima, se abbiamo fatto un sacco di trasferte. Anche prima di fare il club io andavo con dei club, il Club Aurora, lo Scoiattolo che era nella zona nostra. Agli anni di Tom Rosati. Sì, sì. E poi seguivamo proprio alla grande le partite di Tom Rosati, la promozione. Però il tuo club è nato nel 1977, 20 luglio 77. L'anno della promozione. Della promozione, sì, sì. La tua promozione che ricordi con tutte. Più... lo so, uno più però quella dell'altro. Una forse che forse ti quella di Galeone, più. Quello di Galeone, tutta quella storia, insomma, la seconda. Forse è stata più entusiasmante quella di Galeone, la famosa Arezzo Pescara, ad Arezzo, quando 86-87 sempre Galeone, sì. Insomma, quando avevo conosciuto Galeone era a Giulianova in un amichevole, poverino, non aveva nemmeno i giocatori per mettere in panchina, tanto dicevano c'era Gatta in porta e dicevano i giuliesi Gatta va a chiamare su risorge e dopo abbiamo preso questi ragazzi, li abbiamo portati a mangiare la pizza con noi perché non c'era niente allora. Riccardo, invece tu che arrivi da Milano, quale promozione ricordi con più piacere? Beh, io ricordo quella dalla Cera B perché è stato l'anno dalla Cera B con Di Francesco? Con Di Francesco, sì. Perché è stato l'anno che ho conosciuto tutti i giocatori e poi è stato l'anno di questa rivalità tra Pescara e Verona, perché ricordi in finale, esatto, in finale a Verona 1-1, esatto. E poi ecco, le immagini sono della gara di ritorno, subito Maurizio Dagui ci mette Pescara Verona all'Adriatico, gara di ritorno decisa dal gran gol di Ganci.
Per un periodo ho vissuto molto con i giocatori, con quasi tutti. Cioè andavi in ritiro con loro? No, no, andavamo a mangiare insieme alla sera e quindi mi sono innamorato... Di questo gol anche. Esatto, soprattutto di questo gol. E tra l'altro sono persone con cui io questa squadra li sento, non dico al di là di Gessa che è rimasto qua, li sento ogni tanto via Facebook, ci si telefona perché sono rimasti molto, tutti diciamo molto legati. Il suo mito era Petterini, ma non so. Pippo Petterini è un grande amico, io sono molto amico con Pippo Petterini. Chi pensa a noi? Io sono molto amico con Pippo, tuttora sono molto amico, sono andato anche a Foligno a trovarlo. Sono... Allora passiamo a Paolo, che la parte è più giovane, è più questa giovane dello studio, però credo forse non so se ricorda quelli di Angelillo, no, da Galeone in poi. Guarda, per tornare alle domande che hai fatto prima, io ricordo molto bene l'ultima, diciamo, da tifoso, perché sì, poi è cominciata la parte lavoro. Ed è stata la prima di Galeone. 86-86. Sì, è stata quella la vera, la vera grande sorpresa, il miracolo. Avevo i capelli, ero in curva con mio padre, insomma era l'ultima da tifoso, diciamo. Poi è cambiato anche il modo di... È cambiato intendere, tutto, di è commentare, cambiato pure, di vedere, di valutare, e poi siamo cresciuti attraverso, siamo anche un po' invecchiati, diciamo, attraverso queste promozioni. Però quella di Galeone con la tua mitica telecronaca in Pescara-Parma credo che rimarrà veramente nei miei ricordi. Poi ovviamente non dobbiamo dimenticare quella di Zeman, che è stato un campionato strepitoso, con Zeman proprio il 20 maggio del 2012, e l'ultima con Massimo Oddo sulla panchina del Pescara pure. Con i playoff, vinti play-off. A Trapani. Io sono per i playoff. Guarda, ti piace più vincere i playoff? Sì, vincere più i playoff mi mette in entusiasmo, mi accende qualcosa. Ti agita, no? Mi agita proprio. Una cosa. Tu, Riccardo, invece preferisci vincere? Io preferisco subito andare in diretta. Dimmi, Federico. No, dicevo, la signora ama il rischio. Ama il rischio, no? Sì, io sono una, ho capito che mi piace. Poi Pescara negli spareggi, tranne quello di Bologna con Oddo. E che poi quella è stata forse la partita più bella, è stata la più bella. Certo. Poi guarda, c'è una coincidenza, sempre con il qualcosa l'abbiamo preso dal Palermo. La cosa del fallimento del Palermo 86-87, mi ricordo, mi pare che era coso, e veniva il Cesena doveva giocare a Pescara, la prima partita. Allora si disse, erano le 6:30, le 7 quando è arrivata la comunicazione, allora diceva Cesena, diteci dove dobbiamo andare. La città comincia, cioè, il Cesena per non P, sapeva se andare a Palermo P, o a Pescara. Ma non sappiamo se P, Pescara o Palermo. Perciò ci sta questa coincidenza. Incidenza, dai, speriamo qualcosa. Che puntata difficile, perché sui ricordi Totò ci batte. Ma tutti, non credo, Totò, non lo conosco. Totò, non accetto. Paragoni. Qualche sfida ogni tanto la perde con Federico, perché Federico si ricorda. Però tu, scusa, Totò, tu lo vedevi da giornalista, lo vedevi noi da tifosi, insomma, capito? Noi ci ricordiamo anche, che ti devo dire, la vigilia delle partite. Tutto, insomma, vabbè. Allora, entriamo nel vivo di questa partita, perché i ricordi sono belli, però la realtà ci porta a questa sfida, perché ovviamente non si può adesso fare il volo pindarico della promozione in Serie A, bisogna conquistarla, bisogna lottare e soffrire. Partiamo subito dai preparativi. Voi organizzerete dei pullman, Nella, per Verona? Sì, lo stiamo facendo insieme a quelli del Delfino, perché sai, quest'anno abbiamo avuto un campionato, guarda, incredibile, perché non c'è stata una trasferta che si potesse fare. Tutte di sera, di venerdì, di lunedì, insomma, veramente siamo stati svantaggiati, ecco, come tifoseria, veramente. Adesso portare 50 persone... Anche stavolta si gioca di sera, quindi... Anche questa volta si gioca di adesso sera. Adesso siamo ai playoff, ragazzi. Se era una partita normale non so se ci si riusciva ad andare, però i playoff non possiamo fare. Ma secondo voi la città si sta accendendo, oppure c'è ancora questo torpore, un po' di scetticismo? Io vedo, sono andata a fare i biglietti, ci sta una cosa, però non quella ancora, vedo quell'affluenza. Forse molti aspettano il risultato di Verona di mercoledì per venire allo stadio. Non è tifoso allora. Eh?
Dopo sarà troppo facile, insomma, se Pescara dovesse vincere a Verona. Dopo vanno a fare la fila. Smazzi, almeno è un obbligo. Però, come ha detto Totò spesso in puntata, è stato sempre così. Cioè il Pescara ha il suo zoccolo duro, poi ai playoff vengono, li vogliamo chiamare occasionali, li vogliamo chiamare sportivi, non so come chiamarli, no, però... Ma, ho sempre ricordato che i 40.000 di Bologna, almeno 30.000 erano dell'Abruzzo, non era solo Pescara. Da tutti, portavano anche le nonne, le mamme, le nonne, le... Però, ecco, quello che ho notato io, in effetti, che c'è, l'interesse generale, cioè io so molto... per la città anche ieri allo stadio il nostro Andrea Costantini ci propone le prime immagini, la curva, l'allenamento, sì, la stadio curva, aperto, anche la curva, anche la città, anche, voglio dire, magari chi non è andato allo stadio, eccetera, c'è questo interesse generale, perché il Pescara che può andare in A è sempre un sogno per tutti, insomma, perché al di là di quello che può essere anche come è stato affrontato l'intera stagione, le polemiche, eccetera, in questo momento direi che si resetta tutto, si azzera e il sogno è uguale per tutti, insomma. Federico, che stagione è stata per il Pescara? Come diceva Totò, momenti difficili, critiche, campionato non costante, però alla fine si è raggiunto l'obiettivo, che è la cosa più importante, no? Intanto va dato atto a questa squadra, va dato atto soprattutto all'allenatore e anche alla società, di quello che sono riuscito a fare, cioè questa è un'impresa che io potrei definire anche epica, perché è stata un'impresa nella quale nessuno credeva, francamente, all'inizio del campionato qualsiasi pescarese si giurava, spergiurava sulla salvezza, ci credeva, ma sulla salvezza ci credeva fino a un certo punto. Effettivamente hanno compiuto un grosso, non voglio dire miracolo, ma una grossa impresa. Adesso il difficile, come solitissimi, non adesso. Però in questo tipo di difficoltà il Pescara va ricordato, è lui che è lo storico. Non ho capito ancora chi è lo storico, se sei tu o è Totò. Però... Lui è lo storico. Lui sa benissimo che il Pescara l'ha sfondato sempre. E l'ha spuntato molto bene, cioè non si è messo mai paura di niente, certo. Ha giocato come se fosse una partita normale e è riuscito. Adesso tra poco sentiremo Pillon, che ha fatto capire che dobbiamo giocarcela la partita, non possiamo fare calcoli, quindi Riccardo, anche l'allenatore, secondo te, rispetto a qualche partita, ha capito che ci vuole coraggio, no, per queste sfide, senza ovviamente rischiare più del dovuto, no? È obbligato ad avere coraggio, perché ormai non è che puoi, però arriviamo in una buona condizione psicologica, e anche nelle ultime due partite c'era anche una migliore condizione atletica, quindi adesso abbiamo riposato, abbiamo recuperato gli infortunati, i ragazzi hanno l'entusiasmo, quindi tutto sta andando per il verso giusto. Però devo dirti una cosa: anche il Verona è una squadra in crescita, affronteremo un Verona che comunque sulla carta era più accreditato di noi all'inizio stagione, quindi non è che noi andiamo... All'inizio però. All'inizio, poi. Certo. Poi comunque, nell'ultimo periodo Verona si è un po' ripreso, ha avuto quei momenti bui, poi si è ripreso, però voglio dirti, non è che è una passeggiata, no, cioè, sono delle insidie molto molto importanti. L'unica cosa che abbiamo di positivo, che io vedo un po' il Verona un po' come la Germania con l'Italia, insomma, Pescara Verona alla fine in qualche modo vinciamo noi, perché è un po' come Italia-Germania, alla fine in qualche modo vinciamo noi, e la vedo un po' così. Infatti mi dicevano i tifosi del Verona, sì, tutti avrebbero voluto non incontrare il Pescara. Il Pescara invece voleva evitare il Cittadella, per ora ci è riuscito, perché come vediamo dal quadro completo dei playoff, le semifinali inizieranno domani. Allora, domani si gioca la prima semifinale Cittadella-Benevento, poi mercoledì Verona-Pescara, sabato il ritorno Benevento-Cittadella, domenica il ritorno Pescara-Verona, le due finali giovedì 30 maggio e domenica 2 giugno. Andiamo a sentire una sintesi della conferenza stampa di Pillon, così abbiamo argomenti da trattare. Però voglio chiedere subito a Federico De Carlo, se tu hai lavorato a Verona, no? Un paio d'anni, tre anni, non ricordo. Che piazza è Verona? Una piazza sempre importante per il calcio, no? Però adesso c'è questa rivalità con il Chievo. Verona, no, il Chievo intanto non ha mai soppiantato il Verona.
Il Verona resta il Verona, resta qualcosa di speciale per i veronesi. Ricordano tutti quanti Caronzi, la Serie A, Bagnoli, le numerose Serie A che hanno disputato, il campionato, Zigone, lo scudetto. Anche lo scudetto, hanno vinto lo scudetto. Fanno. Addirittura quindi, si è arrivati ai tempi di Zigoni. Giocò a Pescara contro il Pescara del 74. Stavo dicendo proprio questo. C'era anche D'Ottavio nel Verona. D'Ottavio Nicola. Certo. D'Ottavio venne l'anno dopo. L'anno dopo, certo. Che ha partecipato anche ad una festa che c'è stata a Verona qualche giorno fa, e Nicola D'Ottavio è stato tra i più acclamati. Si presentò con due gol a Verona, giovanissimo. Due gol, sembrava fosse arrivato il bomber di tutti i tempi, poi non ho capito che. Beh, no, poi i gol li ha fatti in altre piazze. Sì, in altre piazze, però non. Vabbè, erano i tempi di Pierino Fagna. Se non ricordo male, sì. In quell'anno Nicola D'Ottavio fece 9 gol e Boninsegna 4. Boninsegna chi? Buoninsegna. Ah, Bobo. Esatto. Che giocava poi. Beh, insomma. Vabbè, comunque, a parte il gran Nicola D'Ottavio. Verona è una città che al calcio ci tiene, a Verona ci tiene moltissimo. E darebbe tutto pur di riuscire a battere il Pescara. Però c'è sempre questo Pescara che gli fa gli riesce spezzetti. Nelle imprese che tutti danno per scontato al contrario. Cioè tutti pensano, vabbè, il Verona, se andate a fare un sondaggio in Italia, tutti diranno che il Verona è favorito. Poi alla fine, quando si gioca, il Pescara. Nella invece questa rivalità è nata nel 2010 con gli incidenti a Verona. Guardi, noi come Donne Biancazzurre non abbiamo questa rivalità con loro, grazie ai fratelli Giacomi, a parte nessuno, con nessuno. No? Per cose, se ti ricordi i fratelli Giacomi che morirono tre fratelli. E noi siamo sempre, ogni partita che c'è stata col Verona, a gran parte ci siamo stati, a portare i fiori sulla tomba di... Ecco, per i più giovani, Mario Giacomi è stato un portiere del Pescara proprio l'anno della, sì, l'anno della promozione di Cadè, no? E poi lui tornava, mi ricordo che eravamo a San Benedetto, avevamo giocato ad Ancona con l'Ascoli, mi sembra, era in campo neutro, sì, ad Ancona, sì. E Mario Giacomi stava a fare riscaldamento sotto la tribuna, sì. E ci dissero che quel ragazzo doveva subito partire dopo la partita perché c'aveva, che era morto un fratello, sì, giovane. Sto ragazzo è partito la sera, la mattina apriamo la televisione, dice tragedia a Verona, a Chievo, Verona, muore il portiere del Pescara con i due fratelli, mentre vegliava il fratello, con un altro fratello. Una tragedia. E c'è stato sempre questa cosa, pure sembra una messa, abbiamo detto, pure quando Verona è venuta qui. Però abbiamo gli amici nostri che sono quelli del Chievo, sempre sono stati vicini a noi, anche nella Serie C. Però, ripeto, questa sana rivalità, chiamiamola così, tra Verona e Pescara, no? Nasce sempre cattivi sono stati veronesi, Adesso dici che non... No, per dire, con... legata al Chievo adesso. No, tra di loro, tra voglio le tifoserie. Nell'ambito di questi playoff per la promozione ci furono degli incidenti tra le forze dell'ordine e i tifosi del Pescara, furono dati molti DASPO anche a tifosi che non c'entravano nulla, quindi ci fu quel caos e poi la partita. Sì, ma sempre succedono delle cose lì a Verona. Dimmi, vale la pena ricordare che anche quell'anno il Verona era la grande favorita del campionato, sì, quindi sì. Alla fine si ritrovò la promozione diretta, cioè, l'ebbe il Porto Gruaro. E il Pescara si giocò la promozione nello spareggio con la, che con belle scene. Allora andiamo a sentire Pillon, dice molte cose, con attenzione lo seguiamo, conferenza stampa che si è conclusa in tarda serata. Non sappiamo gestire le partite, noi dobbiamo fare la nostra partita cercando di fare il nostro gioco, di cercare di essere propositivi e di far gol, perché in questo tipo di partita è molto importante, il gol è importante. Verona se viene attaccato va in difficoltà. Sì, loro diciamo che quando viene attaccato sono molto bravi nelle ripartenze perché hanno giocatori che hanno gamba. Matos, Di Carmine, Laribi, lì tutta gente molto veloce che negli spazi nella fase di transizione sono molto bravi. Però lì dietro? Ma secondo me quando sono presi un po' in velocità, come è stata nella partita che noi abbiamo fatto qui, l'ultima che abbiamo fatto qui contro di loro, li abbiamo presi in velocità, qualche difficoltà gliel'abbiamo creata.
Vuol dire, mister, che il fatto che loro hanno giocato 120 minuti 4 giorni fa, in un certo senso questo un vantaggio per il Pescara potrebbe rappresentare, che in questo momento della stagione avere sulle gambe più di una partita e scendere in campo dopo pochi giorni, insomma. Questo non lo so, perché queste sono partite a sé. Noi potremmo dire anche che non avendo giocato non hai dato continuità di partita, nel senso che la tensione, le cose che tu porti di partita in partita sono diverse. Non so, questo poi si vedrà mercoledì sera quando giochiamo, se queste due cose, qual è la cosa che è andata meglio, nel senso che se noi che abbiamo riposato e siamo più freschi, oppure la continuità di partite, la tensione, la partita. Noi praticamente sono 10-12 giorni che non giochiamo, così che c'è un po' di tempo. Ma spaventa un po' questa cosa, insomma, della... È più sul lavoro della carica nervosa, che bisogna esserci su quello, perché se tu molli sulla carica nervosa tutto il resto poi mentale resta, diventa difficile. Non troppa tranquillità, perché non bisogna esagerare, perché la tensione ci deve essere della partita, perché la preparazione mentalmente, tranquilli ma non troppo. Abbiamo fatto una fatica della Madonna per arrivare a questi livelli, per arrivare a questa situazione. Insomma, se non andiamo carichi per fare una partita, noi dobbiamo crederci, essere convinti di quello che facciamo, convinti di poter passare il turno. Abbiamo una grande opportunità, dobbiamo saperla cogliere, perché sennò tutto quello che abbiamo fatto svanisce. Nelle ultime due partite del Verona ha trovato nella gestione di tutti qualche differenza, o meglio, sono state tre partite, la prima molto male Cittadella, poi ha vinto due partite che erano quasi delle finali. Sì. Cosa ha trovato, se c'è qualcosa di diverso in questa squadra rispetto a quella che ha affrontato? Meno palleggio, più attacco alla profondità, nel senso ha palleggiato meno, ha cercato più le verticalizzazioni, quando finiscono l'azione tutti rientrano tutti nella loro metà campo, mentre prima cercavano un pressing forse molto più alto, e un palleggio diverso, meno fraseggio ma molta più verticalizzazione. No, non è che sento di più o di meno, sento dell'importanza della posta in palio che c'è, nel senso che ci stiamo giocando tanto. Chiaramente tu sai bene che hai la possibilità di fare quattro partite, cerchiamo di fare queste due bene, per poi potersela giocare fino in fondo. Questa è un'opportunità per i miei giocatori, ma anche per me, per tutti. Perciò, al di là del discorso Verona, Pescara, di tutto, la cosa più importante è questa. Mister, lei è concentrato, però ha una visione del prossimo anno di lei sulla panchina del Pescara in Serie A? Ci pensa? Se vince. L'ho detto, se vinco c'ho il rinnovo automatico, perciò... se non vinco è un altro discorso. Vabbè, mai dire mai. Beh, per quello che devo vincere, sennò come faccio a rimanere qua? Abbastanza carico Pillon, dunque, prima della partita. Allora, cerchiamo di capire alcuni aspetti di questa conferenza stampa. Il Verona ha disputato 120 minuti nella partita con il Perugia. C'è questa riflessione di Pillon che dice: però non sappiamo se è più conveniente essere stati fermi 10-12 giorni oppure avere l'adrenalina dopo una gara. Federico, secondo il tuo punto di vista? Ma se vince, è stato meglio riposare per 10 giorni. Tu dici dipende dal risultato dopo. Non significa niente, perché a questo punto della stagione, cioè a fine stagione, il giocatore non penso che abbia bisogno di riposare o di allenarsi intensamente. No, lui parla però come carica nervosa anche. Ma come carica nervosa ce l'ha, è Inzita, in Pescara, il Pescara che gioca, si gioca una partita, due squadre. Si carica da solo la squadra, da sola. Non c'è manco bisogno che l'allenatore gli dica qualcosa. Certo, le motivazioni arrivano da solo. Anzi, bisognerebbe calmarlo un pochino. Però Pillon dice troppa tranquillità. No, Paolo, sei d'accordo? Troppa tranquillità, no. Intanto è giusto quello che dice Federico, perché poi tutto quello che diciamo adesso viene smentito sempre dal risultato. Però se invece dovessimo parlare come dobbiamo parlare a bocce ferme, cioè prima che comunque avvengano i giochi, potrebbe essere un vantaggio, perché dopo un campionato
così lungo, così faticoso, poter usufruire di qualche giorno, non dico per completare o ricominciare una preparazione, perché non è questo. Intanto il caso. Si è recuperato qualche elemento. Ma, esatto, recuperare, ma anche mettere a posto alcuni meccanismi. Perché io ho l'impressione che poi adesso questa situazione del Palermo sia arrivata come una manna dal cielo per il Pescara, ma che Pillon, anche nelle dichiarazioni di qualche settimana fa, se vi ricordate bene, aveva molto puntato sull'effetto sorpresa del Pescara nei playoff, come se... Diceva possiamo essere la mina vagante, no? Sì, possiamo essere la mina vagante, come se in qualche modo lui, il suo staff e tutti insieme stessero comunque in qualche modo puntando a una preparazione in grado di far eccellere il Pescara proprio nei playoff. E questo lo diceva nelle settimane passate, in cui noi tutti, anche sì, nella tua trasmissione, parlavamo dell'atteggiamento non propositivo, non di un Pescara brillante, e magari adesso ce lo ritroveremo brillante come non è stato fino a un mese o due mesi fa. Insomma, Riccardo, ti è piaciuto oggi Pillon? Sì. Molto, molto, perché lo vedo carico, lo vedo soprattutto concentrato sulla partita. Per quanto riguarda il discorso dei 120 minuti in più e sulla questione psicologica e più motivazionale, per me i 120 minuti, se poi a Verona piove, perché sta piovendo molto in questo terreno, sarà molto pesante, alla fine i 120 minuti si sentiranno nelle gambe del Verona, perché... terreno pesante. Però come diceva Federico, sai, dipende pure dal risultato, sì, se stai vincendo. Però è vero, ma se tu hai giocato 4 giorni fa di 120 minuti e ti rigiochi 90 minuti che continua a piovere, soprattutto negli ultimi 20 minuti la fatica si fa sentire. E invece per quanto riguarda noi, il discorso che abbiamo recuperato degli elementi potrebbe venire a nostro vantaggio. Però anche noi andiamo da un clima, andiamo su, piove molto, il terreno sarà molto pesante, perché guardate le previsioni, pioverà. Quindi ci hai già detto... No, ti dico che sarà una partita dura, perché il terreno è pesante, non è... Speriamo che per dopodomani... Nella, invece, come hai trovato il mister? Ma veramente mi ha stupito questa sera. Complimenti al mister. L'ha ricevuto sempre così carico? Beh, l'avrei voluto... Forse se era più carico durante il campionato, forse... Chissà se eravamo già in A. Però sono state dette anche delle cose sagge, no? Sagge, no, mi è piaciuto proprio, complimenti. Totò? Ma io penso che il problema fisico sia l'ultimo dei problemi, altrimenti dovremmo dire... No, questo fatto di una grande opportunità per la squadra, sì, per certo, lui... Cioè, no? Ma il problema è, credo che sia soprattutto mentale, cioè come ci arriva, perché sul piano fisico allora dovremmo dire, vabbè, il Verona però le 120 minuti, ma la partita l'ha vinta ai supplementari, quindi sta benissimo. E in 10? E quando sono rimaste in 10? Perugia in 10. E perciò, sì, quando sono rimaste in Perugia? Insomma, non può essere questa la discriminante, insomma il problema è soprattutto, cioè, insomma, conta poco che loro hanno disputato una partita di più. Secondo me assolutamente non conta. Beh, nulla, no, conta soprattutto sul piano mentale fisico proprio di tenuta, soprattutto di testa della squadra, perché io in questo momento la squadra l'avessi una volta recuperata come diceva poco fa lui, la condizione l'ha recuperata negli ultimi due mesi, è una squadra diversa lui rispetto a quella. Lui c'era mirata quella preparazione per la fase finale. Se tu ti ricordi, ne parlammo proprio, sì, qui, che il problema era quello della preparazione, nel momento c'è stata una sosta, non mi ricordo. In effetti da allora la squadra ha cambiato passo, è tornata a brillare, voglio dire. Per cui credo che questo non possa essere un problema né per il Verona né per il Pescara. Il problema è l'approccio mentale che le due squadre avranno e la capacità proprio di reggere la pressione delle due partite, perché poi non è una sola, è un primo tempo e poi un secondo. Quindi insomma è lì, si gioca lì la partita. Dirigerà Marinelli di Tivoli, tra poco andremo a sentire Aglietti nella conferenza stampa che ha tenuto dopo la partita. Partita con il Perugia, ricordiamo che ci sono già tre giocatori, Andrea correggimi, ammoniti del Verona con due assolutamente sì gialli, giusto Andrea? Scatta la sì, squalifica, no? Sono stati ammoniti Faraoni, peraltro l'autore del gol del pareggio nella gara di ritorno a Pescara, Emperor, l'autore del gol del 2-1 al Perugia, e poi è stato ammonito anche Laribi, uno dei componenti del tridente della squadra di Aglietti. Sono dunque prossimi a un'eventuale squalifica. Aspetto delicato, no, per i giocatori del Verona, se dovessero prendere questi tre elementi un altro cartellino giallo sarebbero squalificati.
qualificati. Salterebbero la gara di ritorno di Pescara di domenica prossima. Aggiornamento sul posticipo della Serie A? Sempre 1-0 per la Lazio e da poco iniziato il secondo tempo, rete di Correa nel primo tempo. Bene, andiamo in pubblicità, quando sono le 21:35 minuti, più tardi sentiremo Aglietti e anche il presidente Sebastiani. A tra poco. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Luigiò, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 21:44 minuti, insomma all'inizio della trasmissione abbiamo fatto un po' di revival con i nostri ospiti. Intanto Andrea Costantini in regia ci dà degli aggiornamenti dall'Olimpico. È cambiato tutto. Pochi minuti di pubblicità e si è ribaltato il risultato all'Olimpico, perché il Bologna ora conduce 2-1 con le reti di Poli e Destro, dunque Bologna vicinissimo ai punti salvezza. A te. Senti Andrea, a proposito delle formazioni, ricordiamo che nel Verona ci sono due ex, Crescenzi e Ragusa, che però non sono disponibili. Hai dei flash da Verona e anche da Pescara, perché sulla formazione non ci siamo ancora sbilanciati, sai dirci qualcosa in più? Oggi allenamento a porte chiuse.
Sì, per quanto riguarda il Verona, il problema di Bianchetti non dovrebbe incidere, perché in difesa nell'ultima gara hanno giocato Emperor e Davidovic e quindi vanno verso la conferma. Il problema per il Verona potrebbe porsi a centrocampo, perché Zaccagni oggi non si è allenato, quindi Aglietti dovrebbe trovare un sostituto. Potrebbe trattarsi di Colombatto, potrebbe trattarsi anche di quel Danzi che tanto bene fece nella gara d'andata al Bentegodi proprio contro il Pescara, realizzò anche una delle tre reti con cui l'Hellas si impose. E poi in attacco si dovrebbe andare verso la conferma del tridente visto col Perugia, dunque con Laribi, con Samuel Di Carmine e con Ryder Matos. Occhio però sempre a Pazzini, che esce dalla panchina, e anche al coreano Lee, che è un giocatore che, come ha detto Pillon, ha degli strappi. Sul fronte Pescara invece, con Fiorillo che va verso il recupero, ci sarà lui tra i pali. Difesa con centrali Scognamiglio, Bettella favorito su Campagnaro ma anche su Perrotta e Gravion. A destra Balzano in vantaggio su Ciofani, a sinistra molto dipenderà dalle condizioni di Del Grosso, che è recuperato, e c'è un testa a testa con Pinto, che tanto bene ha fatto comunque nelle gare in cui è stato impiegato. Però se Del Grosso sta bene giocherà lui, altrimenti Pillon si affiderà a Pinto senza problemi. A centrocampo Crecco, Memushai e Brugman, se Brugman appunto dovesse essere a totale disposizione, come arriva insomma dalle indicazioni del pomeriggio. E poi in attacco c'è il tridente, che dovrebbe essere composto da Mancuso, da Marras e da Sottil. A te. Grazie. Che ne dite di questa eventuale formazione? Tu, Federico, per esempio c'è il dubbio Campagnaro-Bettella, però Bettella, nonostante la giovane età, ha giocato delle ottime partite. È vero che Pillon dice ci vuole esperienza, però togliere Bettella in questo momento sarebbe assurdo. Se li facessi giocare tutti e due, trovando un po'. C'è anche Scognamiglio, quindi giocheranno, cioè, quasi sicuramente Bettella. Io a Campagnaro non rinuncerei facilmente, perché l'esperienza in queste partite qua conta, e conta molto. Farsi che lo tiene caldo per la partita di ritorno, perché si gioca ogni tre giorni, quindi sì, ma per te è decisiva questa andata? Cioè, non perdere la Verona significa essere in Serie A. Beh no, poi si va in finale, quindi... E vabbè, che ben comincio. Metà dell'opera. Io non voglio perdere, insomma, a Verona. Se il Bravo. Pescara non perde a Verona, credo che... Quindi Totò, sulle indicazioni che ha dato Pillon, non ha annunciato nulla oggi, però sono indicazioni abbastanza chiare. Ma sì, io penso che sui due centrali lui non abbia dubbi, cioè Scognamiglio e Bettella, anche perché l'ultima volta che l'abbiamo visto, cioè, questo ragazzo tra l'altro ci ha entusiasmato proprio anche per la qualità, anche per la testa che ha, insomma. Scognamiglio è una certezza. Ho qualche dubbio su magari su due esterni. Io non escluderei Ciofani, almeno l'ultima partita che l'ho vista da subentrante, ha fatto 20 minuti, secondo me i migliori della stagione, per cui non escluderei magari Ciofani. Invece questo centrocampo con Brugman, Memushai e Crecco? Anche qui linea di massima credo che sia questa la scelta, però la soluzione Bruno non credo che sia da scartare, magari può anche essere utile a partita in corso, perché insomma Bruno è un giocatore molto utile, prezioso, soprattutto se c'è da fare una barra di contenimento. E in attacco Marras, Mancuso, sì, Marras, e Sottil. Sì, è quella, credo che sia quella, non ci siano. Nella, va bene questa formazione? Io Campagnaro non lo so, come dice Federico. Sì. Campagnaro. Però come si fa a levare un Bettella che ha giocato ad altissimi livelli? Però anche Campagnaro c'è un'esperienza non indifferente. Voi Riccardo e Paolo che ne pensate? Sì, l'esperienza ok, però Bettella oggi è una certezza. Sì, è una certezza e credo che giocherà lui. Però ti voglio dire che secondo me, considerando che poi giochiamo dopo 4 giorni... Cioè in 15 giorni si rischia di fare, anzi speriamo che si facciano 4 partite. Quindi. Sicuramente se Campagnaro è recuperato, Campagnaro in mezzo all'aria... Lui comanda, lo è veramente un valore aggiunto, quindi al di là della freschezza atletica di Bettella, che è veramente un ragazzo, come detto giustamente dottore, di grandissima prospettiva. Sono partite delicate e veramente in queste partite conta molto anche l'esperienza. E ti dico, per il fatto che ci hai detto prima del famoso campo pesante, io vedo molto bene Bruno invece in questa partita, perché ci sarà da combattere. Bruno soprattutto là è uno che non ha nessun tipo di problema e sarà l'uomo che
sui campi pesanti a Verona. Sono a me piace l'idea di Bruno. Mi Paolo, di anche ma io penso che per diversi undicesimi la squadra è fatta, secondo me, ma anche da quelle che sono state le indicazioni. Io vedo centrocampo e attacco abbastanza scontati in questa formazione che vediamo. Invece ho l'impressione che in difesa l'unico vero ad avere, diciamo, il posto assicurato sia Scognamiglio assieme a Fiorillo, naturalmente, in questa fase. Io penso che ci stia riflettendo parecchio Pillon, e anche le dichiarazioni o comunque quello che ha fatto vedere in queste ore prima di partire per Verona un po' rappresentino anche quella che si chiama pretattica. In difesa ha grandi dubbi. Vediamo come è cambiato il Verona da Fabio Grosso, pescarese, che forse ti farà pescare questa circostanza adesso, sì, ex Verona, ad Agliette. Andiamo a sentire l'allenatore dopo la vittoria sul Perugia. Il Bentegodi è magico, quando ci sono queste serate, queste partite, ti può dare davvero tanto. I ragazzi l'hanno sentito, e anche grazie alla spinta dei tifosi non si è mollato, non ci siamo disuniti. C'è stato un attimo dopo l'1-1, chiaramente era finita la partita, quindi ormai assaggiavamo già il passaggio del turno e poteva essere un contraccolpo psicologico. Invece anche lì, parlando con i ragazzi, la sensazione appunto era quella: spingiamo perché vogliamo far gol, era quello l'atteggiamento, e mi è piaciuto, insomma. Nessuno ha mai parlato stiamo lì a accontentarci, cioè, tutti volevamo proprio arrivare al risultato, alla vittoria, per chiuderla. Lo spirito di questa squadra in queste ultime gare è venuto fuori e non può che fare bene per le partite successive. L'adrenalina che ci dà una vittoria di questo tipo sicuramente ti fa anche dimenticare la stanchezza, indubbiamente. È chiaro che le partite che verranno sono diverse, perché, come ha detto giustamente lei, un conto è giocarsi tutto 90-120 minuti, e anche l'aspetto psicologico è pesante, come è successo col Foggia. Un conto è giocare un andata e un ritorno, anche se noi non possiamo e non dobbiamo fare calcoli, perché comunque una partita la dobbiamo vincere, quindi sicuramente questo lo sappiamo. Viceversa, il Pescara può, tra virgolette, gestire, però poi gestire non è mai facile, ecco. E quindi credo che queste due partite, sia quella di Foggia sia quella di stasera, ci danno la spinta, una spinta, una carica enorme per affrontare poi dopo queste restanti partite. Mi sembra un pensiero comune, perché anche Aglietti dice che l'adrenalina ti fa dimenticare la stanchezza. Il Verona deve vincere una partita se vuol sperare, però secondo Aglietti il Pescara può fare calcoli, cose che invece Pillon ha detto di non fare, no? Perché non si possono fare calcoli. Con due pareggi passerebbe il Pescara, Federico, però fare calcoli non si fa nemmeno, le cose supplementari non ci sono, no, ci sono supplementari soltanto nel primo turno preliminare, sì. Federico Aglietti, secondo te come la sta preparando la partita? Antonio? Ma secondo me è chiaro che deve provare a vincere, ma tenendo d'occhio qualche calcolo se lo deve fare, perché c'è sempre il pensiero magari di poterla vincere la seconda, insomma. Quindi è diversa la partita che hanno fatto col Perugia, perché questi 180 minuti sono gestiti in maniera diversa. E io credo comunque che lui, in effetti sono d'accordo con lui, che l'adrenalina, come ho già detto prima, supera ogni problema di stanchezza, perché in questo momento non esiste. C'è magari da capire quale tipo di scelte farà, perché non dimentichiamo che, insomma, Aglietti, tra l'altro, subentrato da poco, appena subentrato ha preso una batosta clamorosa. Quindi secondo voi come è cambiato il Verona da Grosso ad Aglietti? Ma credo soprattutto che abbia trovato più... Ecco, Pillon ha detto meno palleggio, sì, più attacco alla profondità. Sono d'accordo con lui, anche perché la scelta lì, la grossa carenza che ha avuto Grosso, soprattutto in avanti, perché la sua squadra anche qui fece una partita, è stata padrona della partita per gran parte del tempo, anche se... Gran palleggio. Adesso con Di Carmine lì davanti è una squadra che cambia. E in più ha delle armi da trovare. Pazzini, che sembra un giocatore da area di rigore, magari 20 minuti, ma ti può fare la differenza. Quindi... Nella, un po' ti è dispiaciuto per Fabio Grosso?
Ma insomma sembra uno di Pescara, anche se lui ha detto che è nato a Roma, quello mi ha fatto un po', ci ha fatto un po' cosa. Quando gli hanno chiesto, dice, ma io non vado solo al mare, vado a pescare al mare, anche se ho la casa. È in ospedale a Roma, poi ha vissuto sempre perciò quindi... lui ha detto sono nato a Roma, forse non voleva esprimersi così come pescarese davanti ai veronesi, diciamo. Hai sentito però... che ha detto Aglietti, il Bentegodi è magico. Magico. Magico, vabbè, vedremo. Chi vivrà, vedrà. Voleva dire altro. Ti avrebbe fatto più paura il Verona di Grosso con quel palleggio, con quel gioco anche palla a terra, oppure questa squadra che va più in profondità, Riccardo? Lo chiedo anche a Paolo. Attendo, sì. Guarda, il Verona è una bestia, è una squadra difficile. Hai paura di qualcosa, di Pazzini, di Carmine, del Bentegodi? Di Carmine è stato eccezionale. No, l'unica, guarda, ho paura del Pescara e basta, ho paura che andiamo in campo un po' come ha detto Aglietti che noi possiamo gestire. Noi dobbiamo andare in campo, come ha detto il mister, con molta rabbia, con molta cattiveria agonistica, soprattutto perché giochiamo la prima là, e giocarci, perché secondo me molto si svolgerà nella prima partita. Ti ripeto, bisogna andare là con mi spaventa non andare là concentrati molte volte. Ma chi l'ha detto che non si va lì concentrati? Ti ho detto no, mi spaventa non andare, sì, non sì, andare sì, concentrati, sì. Ecco, questo è l'unica cosa che ho, perché poi un nella po' partita di timore d'andata, se ricordate, il Pescara iniziò benissimo quella partita a Verona con l'occasione di Mancuso, poi prese 3 gol all'andata a Verona. No, facendo la partita. No, ma solo sulla parte della concentrazione, per il resto non... Tu Paolo? Ma guarda, io credo che il passaggio adesso tatticamente si è espresso già Pillon. Penso a qualcosa di gestionale della squadra, perché Grosso è un po' più integralista di Aglietti. Aglietti mi pare che abbia capito che in questa fase si deve affidare anche ai senatori. Sì. Mi riferisco a Pazzini naturalmente in questo caso, mentre Grosso andava più alla ricerca del gioco, è un integralista. A me piaceva molto per esempio quello che Grosso aveva proposto anche l'anno scorso a Bari e in parte è riuscito a riproporre a Verona, ma non ha convinto fino in fondo. Invece sono assolutamente da bocciare le dichiarazioni che ha fatto, perché mi sembra che siano un po' fuori luogo. Io non l'ho sentite, ma mi fido di quello che dice Nella, perché poi quando c'è stata la festa nel 2006 del dopo mondiale, la festa si è fatta a Pescara, non si è fatta a Roma. Bah. Vabbè, però i figli ti fanno Pescara, quindi Fabio è un pescarese. No, dai. Sì, va bene, cioè, sai, sentirsi dire dopo una sconfitta 3-0, questa qua, ma sai, Pescara, beh, a dire la verità io sono nata a Roma. Non mi scappa niente. Scusa, dice sono nata a Roma, sto al mare, vengo sempre, sto al mare, ho la casa. Vabbè, adesso ti farà Pescara. Adesso anche spero il che ti fai Pescara, ripeto, quindi... anche perché il papà è stato un grande, anche se è morto ci ha dato sempre un sostegno. Come Donne Biancazzurro quando lui era poi al comune. Poi il genero di Giorgio Repetto. Di Giorgio Repetto. Aggiungere un piccolo particolare, che Grosso è pescarese e dal Pescara è stato ignorato, voglio dire. Grosso la sua carriera l'ha fatta nella Curia. L'ha detto quello. No, voglio dire, questo voglio dire, non è una cosa da niente, perché poi è diventato campione del mondo, però col Pescara ha giocato a Chieti, ha giocato a terra, noi abbiamo dato col Pescara mai, quindi anzi, voglio dire, magari... come Donne Biancazzurro, lui è stato così carino, quando ha fatto, che è tornato dal Mondiale, ha fatto una conferenza stampa, mi ha chiamato, mi ha detto guarda Nelle che faccio, mi fa piacere se vieni, e gli abbiamo dato una tavola proprio come cosa, insomma, perciò io sono legata a lui, quello mi ha proprio perché ero legata a lui, non ho fatto male mettere in discussione la pescaresità di Grosso, insomma, del tutto, ma lui stesso l'ha messa in discussione Totò, però se è vero quello che ha detto, non io non l'ho sentito, quale contesto l'abbia detto, cioè, dopo la partita dipende anche da come conferenza in quel momento, insomma, pure noi stavamo comunque. Federico, prima di andare in pubblicità volevo dire una cosa a volo. Quello che invece non mi convince è proprio Aglietti, nel senso che lui dopo 3 giorni di allenamenti con Verona ha cambiato modulo, ha fatto 4-2-3-1, cioè queste sono cose che non si fanno. Difatti ha preso una scoppola tremenda quella partita casalinga, per cui su quello che dice Aglietti è tutto da vedere sul campo, insomma. Comunque... e anche la partita col Perugia
la stava perdendo, insomma, poi se non gli cacciava il giocatore, quindi Federico, era meglio secondo te il Verona con Grosso o il Verona con Aglietti? Per il Pescara era meglio, è meglio con Aglietti. Questo non mi sembra un grande pensatore, un grande pensatore. Sì, un grande tattico. Bisogna pensare alle partite e poi non mi sembra. Grosso era più tecnico, insomma. Sì. Sì, in queste partite conta tutto e non conta niente, soprattutto conta il giocatore e l'insieme dei giocatori, come si sente, come l'affronta e come l'allenatore prepara questa partita. Cioè ci sono allenatori che preparano questa partita come la fine del mondo. Pillon ti piace, sì? Pillon è abbastanza. Il campionato l'hai criticato spesso. L'ho criticato quando meritava di essere criticato. Giustamente. Qualche errore l'ha fatto pure lui. Perché quando perdeva, cioè, la gara. Io insomma sono tifoso del Pescara, quindi il mio giudizio non è asettico. No, ma quando il Pescara perde l'abbiamo criticato, quindi quando il Pescara perde io qualsiasi allenatore, giocatore lo caccerei subito, se dovuto stare, lui lo sa. È lui che mi frena, meno male che ti frena lui. Esatto. Allora, abbiamo da sentire ancora l'intervista al presidente Sebastiani. Andrea, abbiamo novità? Sì, perché Lazio-Bologna ora sono sul 2-3, aveva pareggiato Bastos e ora Orsolini ha riportato in vantaggio la squadra di Mihajlovic. A te. E sarebbe salvo il Bologna con questo risultato. Sì. Allora, sono le 22, un minuto, pubblicità e poi ripartiremo dall'intervista al presidente Sebastiani. A tra poco. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Joe, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi lancia Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio.
Ristorante Il Borgo propone una cucina di alta qualità, puntando sull'innovazione e la ricerca del gusto per ogni piatto. Le specialità di carne, scelta nei migliori allevamenti italiani, sono preparate secondo le antiche tradizioni locali. Ristorante Il Borgo, uno squisito piacere. Strada provinciale per Atri, uscita A14, direzione Pineto. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. Ore 22 e 6 minuti, entriamo nella parte finale. Tra poco sentiremo il presidente Sebastiani. Vorrei tornare ad Andrea Costantini perché qualcuno vuol sapere anche cosa sta succedendo alla Juventus dopo Allegri. Qui chiedono chi va alla Juve. Andrea, sai qualcosa tu? Bella domanda. Sui social o no? Beh, sui social nelle ultime ore c'è un doppio tam tam. Da un lato sono in salita le quotazioni di Mourinho, soprattutto per l'azione di Mendes, che chiaramente è l'agente e di Ronaldo ma anche di Mourinho, e Mendes starebbe perorando la causa del tecnico portoghese. Però c'è chi ancora continua a insistere su altri nomi importanti. Pare ci possa essere domani un incontro tra Conte e Agnelli, almeno qualche ben informato lo afferma. Insomma, è un vero e proprio intrigo, ne sapremo di più. Però, caro Enrico, ieri sera è stato molto simpatico Massimiliano Allegri nella conferenza post partita, ha citato Giovanni Galeone e Andrea Iaconi rivelando questo aneddoto scherzoso secondo il quale Giovanni Galeone avrebbe affidato il suo testamento ad Allegri qualora Allegri avesse lasciato la Juventus entro questa stagione, oppure ad Andrea Iaconi qualora fosse rimasto. Adesso ha detto Allegri che incontrerà Galeone e si farà dare il testamento. Vabbè, a te. E partirà dalla barca, quindi esatto. Andrà a prendersi subito la barca. Allora, torniamo al Pescara, l'intervista di Andrea Costantini, invita Andrea Agnelli e Andrea Costantini per sentire il presidente Sebastiani. Presidente Sebastiani, siamo ormai a pochi giorni dal debutto nei playoff. Intanto l'avversario, Verona, che evoca anche vecchie battaglie, un presidente Sebastiani più giovane e allora neanche presidente, che vince con il nuovo gruppo dirigenziale anche quel playoff del 2010. È una partita un po' diversa dalle altre, no? Ma sì, il Verona è una grande squadra, una piazza importante, una squadra che ha fatto molto spesso la Serie A, ha vinto uno scudetto, quindi stiamo parlando di un club importante che ha una storia importante. E secondo me è giusto incontrare il Verona perché saranno due squadre che hanno da perdere entrambe e quindi credo che sia la nostra portata. Se lei guarda il passato, che emozioni rievoca, no? Quel gol di Ganci, ma poi anche quel duello nel primo anno di Zeman. Beh sì, molte cose, molti ricordi belli, perché se quell'anno la doppia finale playoff che abbiamo giocato, io tra le altre cose la seguivo in campo con Eusebio, è stato un momento veramente particolarmente bello perché ci riportava nel calcio che comincia a contare dopo tanti anni di sofferenza. Presidente, cosa darebbe per vincere questi playoff? Ma si tratta di dare qualcosa per vincere i playoff. Sicuramente sarebbe un'ulteriore soddisfazione da aggiungere alle tante soddisfazioni che ci siamo presi in questi anni. Soddisfazione per tutti, in primis per i giocatori, il tecnico, la società e la piazza che ritroverebbe l'entusiasmo che magari in questi ultimi due anni è andato un po' scemando. L'ultima, presidente, lei ha parlato di una stagione molto positiva al netto chiaramente dei playoff. Se dovesse uscire subito il Pescara, ci auguriamo di no, la riterrebbe comunque una stagione positiva?
certo, tutte le squadre che sono arrivate là davanti a giocarsi il campionato alla fine hanno fatto comunque una stagione positiva, ci mancherebbe, anche il Perugia che ieri sera è uscito ha fatto una stagione positiva, è entrata in playoff, poi purtroppo in playoff su 6 squadre vince una, quindi le altre 5 non è che hanno fallito. Andrea, intanto mi chiedi la linea perché è cambiato nuovamente il risultato tra Lazio e Bologna. Poco fa Milinkovic-Savic per il pareggio della Lazio. 3-3, mancano 6 minuti al 90esimo. Nella, dal 2010 tanta acqua è passata e una nuova stagione di successo ricreerebbe entusiasmo in questa piazza dopo 2 anni di delusioni? Io mi auguro di sì, perché effettivamente io quest'anno mi sono sempre lamentata della piazza di Pescara, perché all'infuori della curva che proprio sono stati sempre attaccati alla squadra, hanno sempre tifato in qualunque momento stava, e la piazza è stata molto molto latente, ecco, questo io l'ho ribadito nelle trasmissioni dove sono andata e l'ho sempre detto, perciò come dice lui c'è quel zoccolo duro, noi siamo, e poi adesso speriamo adesso che viene un po' di entusiasmo e che domenica che siano tanti allo stadio, però mi diceva lui. Chi è lui? Riccardo? No, Paolo? Paolo, che sì. Fa coincidere la finale della Serie A, proprio la Serie A con i nostri playoff. E vedrai che parecchi non verranno allo stadio. Quelli che non sono proprio, capisci, per vedere gli interisti. L'Inter e Milan, soprattutto. Inter e Milan. Sono i milanisti. Vabbè, Talandini, ci sta più. Milanisti e interisti sono. Io milanista sono all'Adriatico comunque. Ecco. Le partite inizieranno alle 20:30 in Serie A, però c'è il Pescara che si sta giocando. Si sta giocando una finale, una piazza, per la Serie A. Una cosa molto importante. Senti, una curiosità così viene in mente. Non è che ci ritroviamo se andiamo in finale un'altra volta con il Cittadella, perché io volevo evitare il Cittadella. Domani vediamo intanto che succede, perché c'è la partita da andare. Guarda, io come ho visto il Cittadella, non lo so se. Voi chi preferite, Benevento o Cittadella? Benevento. Benevento? Sì. Tu, Antonio? Cittadella. No, io Benevento. No, Cittadella. Perché già si conosce. No, vuol dire perché comunque sarebbe un vantaggio. Certo. Perché con due pareggi. Con due pareggi sarebbe quel vantaggio lì. Poi insomma, non è che Cittadella, sì, ci ha messo in difficoltà, però non è che sia questo mostro di squadra. Tu Paolo? No, sono d'accordo con De Leonardis, assolutamente Cittadella, anche perché dopo tante esperienze sfortunate penso che adesso il Pescara abbia preso le misure, no? No, ma poi giustamente c'è questa classifica. Sembra che prima è il Pescara. È un aspetto fondamentale. Cittadella. Allora, solo io ho detto per una questione di vantaggio di campo, ma se non ci fosse preferirei Benevento. Ecco. Tu Federico? Io preferirei andare sul sicuro, quindi preferisco Cittadella. No. Benevento. Benevento. E io pure Benevento. Insomma. Più la squadra nostra più portata, forte, scusa. Però. Appunto perché la squadra più forte, il Pescara sa esaltarsi contro le squadre. Quindi come Nella, ti piace il rischio, no? Ti piace il rischio. Avete sentito il presidente Sebastiani, ha detto questo campionato potrebbe così non farci dimenticare ma allontanare un po' lo spettro di questi ultimi 2 anni. Paolo, sei d'accordo? Sì, perché secondo me si sta un po' riaccendendo l'entusiasmo. Non credo che molti. Perché Riccardo scuote la testa? Eppure io scuoto. Non c'è ancora la scintilla. Non c'è ancora la scintilla. E tra l'altro volevo dirti. Piano piano, Che piano ha ragione piano. Nella, il fatto che ci sia tutte queste contemporaneità della Serie A. Un po' di tifosi, allora, secondo me non chi se ne frega della Serie A, c'è il Pescara che si gioca la Serie A. Ma vanno a dire alla gente, no, mica a te lo dico. La tifoseria ce l'abbiamo. Qui vogliamo, chiediamo, pretendiamo, poi non andiamo allo stadio perché gioca il Milan, l'Inter, l'Atalanta. Scusa, io personalmente sono zitti, poi ho capito quello che stanno dicendo, però effettivamente è uno scontro al di là del playoff, è uno scontro di grande fascino quello con il Verona. Sicuramente i tempi galeoniani sono passati, non è più quella tipologia di tifo, quella un po' per tutti sono finite le foglie cambiato oceaniche, tutto, è cambiato il calcio, però io credo che ne sono abbastanza convinto che in questi due turni, in queste due partite ci sarà la differenza
dello stadio Adriatico Giovanni Cornacchia, come diceva Aglietti che il Bentegodi è magico, ma io credo che anche lo stadio di Pescara abbia saputo regalare emozioni. Secondo voi manca qualcuno, inizio proprio da te Paolo, nel Pescara, nella Pescara Calcio, qualcuno che accende un po', perché l'ultima promozione c'era Oddo che cercava un po' di contagiare i tifosi, l'anno, la precedente promozione c'era Zeman, manca forse un personaggio che traina? Manca in squadra sicuramente non c'è, l'unico che mi sembra che oggi in conferenza stampa abbia dato questi segnali, questo nuovo fermento, così mi sembra Pillon, che è l'unico che in questo momento, anche perché ha quella clausola di rinnovo automatico. Sì, no, io parlo trascinatore, Pillon non ha queste caratteristiche. Però l'unico che si avvicina un po' a questa tipologia che stavi illustrando tu, considerando che in squadra non vedo elementi di questo tipo, mi sembra, anche per una questione di esperienza e di età, Pillon, non vedo altro. Che ne so, potrebbe farlo Klinko, un ingaggio a volo, ti prendono per... no? Animatore. No, manca questa figura un po' che accende gli entusiasmi. Ma guarda, prego, no. Prima con i risultati, prima di tutto, sì, no? Sempre, sì. E poi non lo so perché questa piazza così, questa cosa con il presidente, no? Perché non vedere lo stadio per non vedere il presidente, così con la... E dico quelli io, che dicono che ci andiamo a fare insieme? Che ci andiamo a fare? Andiamoci, va bene? Presidente, vorrei vedere, il presidente è uno che sa fare i conti e sa tenere la squadra, perché la figura... Per la legge dei grandi numeri una volta ci toccherà restare. Ecco, Federico dice, per la legge dei grandi numeri arriverà prima o poi anche una salvezza in Serie A, no? Sì. Che succede? A proposito di iniziative particolari, questo fece Oddo nel 2015, poco dopo che si insediò sulla panchina del Pescara, guadagnò l'accesso ai playoff. Però qui non l'anno della promozione, l'anno prima, nel 2015, prima della semifinale col Vicenza, portò la squadra a fare il risveglio muscolare alla nave di Cascella. Quindi manca... Il periodo era maggio? Era maggio, perché prima di andare a Vicenza. Maggio 2015. Sta agendo il costume, ragazzi. Certo. Oggi stiamo Vuol dire, anche il tempo non ci aiuta. Anche il tempo, sì, non anche il tempo. Ma secondo te può essere importante questa figura che accende gli entusiasmi o no? A questo punto no, in effetti sono d'accordo con Paolo. In questo momento la figura emergente in questo momento è Pillon, è quello che alla fine, tra tante critiche anche da parte nostra, certo, anche da tifoseria, eccetera, lui è l'espressione di questa squadra, cioè la squadra che lui l'ha costruita come voleva lui, nel bene e nel male, ed è il punto di riferimento chiave ma secondo te Totò lui sta pensando anche al suo contratto, se vince no, resta assolutamente no, sulla panchina? Assolutamente no, cioè sta pensando nel senso che uno che vuole vincere, perché anche il contratto viene dopo, nel senso anche tanto lui lo trova, non ha posto mai condizioni, già quando è arrivato l'altra volta non è che avesse condizioni quando ha salvato il Pescara, certo, quindi è venuto quasi al buio. No, sotto quell'aspetto no, però questa figura qui, la squadra che noi dovremo vedere è quella che ci ha fatto conoscere lui, nel bene e nel male, quindi ecco, la squadra. Basta. Dobbiamo essere vicini alla squadra e finita la squadra. Come dice Pillon, è un'opportunità per tutti, per lui, per i giocatori, per la società. Però purtroppo i tifosi del Pescara sono quelli dei bar, quelli che hai social, quelli là. Purtroppo no, adesso comunque, è cambiato. Scusa, Nella, secondo me i 10.000 che sono arrivati bastano e avanzano. Non è che il Pescara deve stare a pensare di avere 20.000 10.000. Ma va bene, il tipo che hanno fatto le ultime partite, questi 10.000... Sì, ma 10.000, con quei prezzi Kamesk non ci voleva venire proprio. Mettevamo pure a disposizione il problema di chi va allo stadio è tipo per la squadra. Federico, chi ha ragione? Totò che dice questo è il pubblico, 10.000 persone, va basta bene, e avanza. Ma soprattutto per il tipo che ha fatto nelle ultime due partite. Nella dice, invece vuole più gente. Più gente allo stadio. Vedere lo stadio pieno è una cosa, vedere lo stadio distinto, che si vedono come le figurine si vedevano. Ci contevamo, ci scambiavamo i saluti. Il pubblico a Pescara ha avuto sempre un'importanza, però adesso si deve accendere ancora. Adesso si deve accendere, vedete che domenica già si accenderà abbastanza, e se dovesse rivedremo il pubblico dei tempi migliori, quello che diciamo,
che ci ha accompagnato in Serie A dalla prima all'ultima volta. Vabbè, vediamo. Sono convinto anch'io che domenica già si vedrà un bel po' di pubblico e in caso sarebbe bello vederlo strapieno lo stadio, non pieno. Anche poi nella finale, la finale almeno in finale forse. Però per esempio forse. Io lo sento pure da dalle altre, l'altra volta che abbiamo fatto i playoff, tutte le telefonate, così sì. Siamo sempre noi, tutta sta cosa abbiamo su Facebook, abbiamo detto su tutto e la per esempio per il Pullman state ricevendo adesioni? Sì, ma abbiamo dovuto fare insieme con noi e quelli del Delfino di William, sì. No? Perché insomma 50 persone. Ma che vi dicono quando chiamate? Che vi chiamiamo? Dicono? Noi lo mettiamo su Facebook, su tutti i social. Sì. Che dobbiamo fare? Mica possiamo chiamare uno per uno a casa. Scusa. Vabbè, quelli del club rispondono. Sì. Sì, del club rispondono, però siamo stati sfortunati quest'anno perché è capitato tutte tardi, la sera alle 9, lontane, di lunedì, di venerdì, e allora la gente che lavora non se lo prende tutta questa. Poi non sarà una domenica normale perché sappiamo che ci sono le elezioni a Pescara, quindi sarà una giornata un po' caotica. Riccardo, andate a votare e poi andate allo stadio eventualmente, cioè non prendiamo la scusa che per il voto no, che c'è non dalle 9 sta allo stadio, voi quando ci sono anche le comunioni, abbiamo votato. Cioè io ce ne ho due nipoti, due comunioni, cioè. Due nipoti fanno la comunione, però. C'è anche il pomeriggio di basket, ah ecco 18, bravo Riccardo, ricordarlo. Aspetta che do la linea ad Andrea Costantini perché ci aggiorno. Questo è un momento particolare per il calcio a 5, per il basket e per il calcio, vero Andrea? Palla nuoto. Intanto ti do il 3-3 finale tra Lazio e Bologna, questo vuol dire che il Bologna è salvo e peraltro questo porterà una variazione di calendario perché la gara Bologna-Napoli dell'ultima giornata non si giocherà domenica bensì sabato alle 20:30 perché non è necessaria la contemporaneità con le altre partite Nella della zona salvezza. Nella vuole sapere il Milan a che ora gioca? Il Milan, così come anche l'Inter, così come anche l'Atalanta, giocheranno domenica sera alle ore 20:30, quasi in contemporanea con il Pescara, che invece giocherà alle ore 21. Va bene. No, su e poi altri stavo dicendo sportivi, sì, della finale del calcio a 5 con l'Acqua e Sapone che cercherà di difendere il tricolore con l'imminente finale contro Pesaro, serie al meglio delle 5 partite, serie al meglio delle 5 partite anche per l'Amatori Pescara che dopo essere stata ripescata nel primo turno, era stata eliminata da Reggio Calabria, poi è stata riammessa per irregolarità amministrative della squadra regina, ha battuto Nardò in 3 partite in semifinale e ora contro quella Salerno che ha eliminato in 4 partite Chieti si giocherà la vittoria dei playoff. Ricordiamo che chi vince farà parte di un concentramento con 4 squadre, le migliori 3 saliranno in Serie A e ricordiamo che le prime 2 partite si giocheranno a Salerno domenica prossima e martedì prossimo, quindi tra 7 e 8 giorni e 9 giorni. Andrea, sono tante date, io non mi ricordo nemmeno una data di queste. Guarda, 26 e 28 Salerno Pescara, okay. Quindi a Salerno e poi la domenica successiva, il 2 di giugno si giocherà gara 3 a Pescara e il martedì successivo l'eventuale gara 4 sempre a Pescara. Domenica 2 incrociamo le dita, potrebbe esserci la finale di ritorno per il Pescara se il Pescara passerà la semifinale. Facciamo in bocca al lupo a Stefano, certo. Raiola, assolutamente sì. All'Acqua e Sapone e anche a Paolo Malara. Paolo Malara, al quale manca un punto nell'ultima partita con un pareggio e nei playoff si giocherà la 1, quindi insomma. Allora, per chiudere l'ultimo giro, cosa vi sentite di dire a Beppe Pillon? Paolo. Guarda, io a Beppe Pillon vorrei dire quello che abbiamo detto forse all'inizio. All'inizio dell'anno? Della trasmissione, ma forse anche dell'anno, del campionato. Cioè di avere, di trasmettere un po' più di coraggio e di entusiasmo, di atteggiamento propositivo alla squadra, perché è quello di cui abbiamo discusso anche qui per settimane e settimane. Ma sono convinto che non sarà così. Sono convinto che Pillon anche durante questi playoff se la giocherà a modo suo e magari riuscirà a portare in porto, certo, il risultato. Certo. Federico, tu dall'alto della tua esperienza. Dall'alto della mia esperienza. Pillon, cosa ti senti di dire? Pillon dovrebbe agire come ha agito finora, cioè fare di testa sua, restando se stesso. Certo.
e preparando la squadra ovviamente a questo confronto essenziale per la Serie A. Io penso che se non va alla ricerca dell'inutile, del fantasioso, questo sarà un altro allenatore che il Pescara licenzierà come Serie A. La storia è cominciata da Cadè, già era abbastanza affermato, però a Pescara nessuno era riuscito a compiere il miracolo. Può darsi che questo qui l'ennesimo ci riesca. Riccardo, al tuo amico Pepi, cosa vuoi dire? Pescara non è una squadra indicata per la promozione, per l'amore di Dio. Gli strigo la mano e gli dico forza e basta, lui sa quello che deve fare. Nella? Lo stesso come lui, forza Pillon. Forza presidente anche, ma no, non lo devo dire, Pillon, va bene, comunque, va bene anche forza presidente, insomma, giusto, va bene. Cosa daresti per un'altra promozione in Serie A, Tunella? Guarda, io sono arrivata già a una bella età, vorrei che lo facessero in fretta un po' di promozione. Bellissimo, bravo. Totò, a Pillon cosa? A Pillon niente, che lui continui, io l'ho visto durante questa stagione, credo che sia anche maturato strada facendo, perché se tu ti ricordi, insomma, tutte le, anche le polemiche sono state per il fatto che non utilizzasse il meglio tutto l'organico. Io che l'ho visto negli ultimi tempi, sicuramente ha fatto tesoro di queste situazioni, cioè il lancio di Bettella, il lancio di Sottil, il recupero di Bruno come elemento fondamentale, quindi sotto questo aspetto io l'ho visto veramente cresciuto anche nella gestione di auguro appunto di fare il meglio, perché si sta giocando una grossa chance che si sta meritando, tra l'altro, assieme alla squadra, quindi è tutto il bene possibile, direi. Nella, buon viaggio per Verona, ci vedremo al Bentegodi. No, mi fai dire... Ah, ecco, mi sono dimenticato, ecco, hai ragione. Volevo dire... Sì, dillo, perché volevo non ci hai postato. Fare un riconoscimento, ecco, già che stiamo parlando di riconoscimenti. Sì. L'edito di Liberatore che domenica scorsa ha fatto l'ultima partita lì con la Juve, sì, la Juve-Atalanta, l'ultima partita dopo aver fatto tante partite importanti, Olimpiadi, Coppa del Mondo, l'unica a rappresentare l'Italia era la classe arbitrale e lui era era lì, pertanto poi ha fatto pure l'assistente internazionale, assistente di valore, internazionale a tutto, valore, proprio certo. Tutto cosa. Pertanto noi già gli abbiamo dato un riconoscimento anche con tutte le donne italiane, le tifose d'Italia, proprio per questa sua serietà e professionalità che ha avuto per tutta questa carriera. Complimenti anche a Di Liberatore. Enrico, sì. Diciamolo, visto che abbiamo parlato di un rappresentante di una terna arbitrale, un assistente come Di Liberatore, a proposito di mondo arbitrale c'è il VAR nei playoff e questa sarà una variabile importante, VAR che ha avuto già la sua importanza durante Spezia Cittadella propiziando l'annullamento del terzo gol di Mancini per un fuorigioco, quindi questo sarà un aspetto da mettere comunque in questo calderone dei playoff. Bravo Andrea, ricordiamo che i playoff inizieranno domani sera con Cittadella Benevento ore 21, poi mercoledì Verona Pescara, sabato il ritorno Benevento Cittadella e domenica ore 21 all'Adriatico Pescara Verona. Ci auguriamo che la prevendita da mercoledì sarà libera anche per i non abbonati. Sì, però no, ti bloccano solo quelli, i posti abbonati. Sì, quello sì, non te lo toccano. Si però sta superando libero, già quota 3.000, credo che sia stata già superata, però si arriveranno probabilmente alle 12.000-13.000 unità e poi vedremo in finale cosa accadrà. Va bene, Loris Bennato, grazie alla GT Fotovideo, grazie ai nostri ospiti Paolo Sinibaldi, Riccardo Clinco, Nella Grossi, Antonio Leonardis e Federico De Carlis, che tornerà allo stadio alla finale contro il Verona. Ti aspettiamo, Federico. Bravo Federico, grazie a Stefano Regalati, Andrea Costantini. Noi ci vedremo lunedì prossimo, però mercoledì sera ovviamente l'appuntamento a che ora? 20:30? 20:30 sia mercoledì sera che domenica sera per seguire la doppia semifinale. Grazie a Maurizio Daguì, noi ci vedremo lunedì prossimo, grazie per averci scelto.